questo ho scelto come libro di testo fondamentale quello di Yoshua sul viaggio alla fine del millennio. Beh, quello è stato, oltre tanto, cioè lui non ha bisogno di essere capito, interpretato, perlomeno interpretato, è stato quello cui i ragazzi hanno trovato più possibilità di capire. E se capire è questo, mi sembra che allora la funzione della letteratura sia stata da te straordinariamente interpretata. Però attenzione, teniamo conto che gli scrittori politici possono essere pericolosi. Domanda, non mi risponde tutto di una volta. Anch'io vorrei farti complimenti perché come sempre non si è smentito, quindi mi fa molto piacere. E volevo però dire una cosa, che io ho trovato giusto il film della Corte di Rossoli, quando parli di prestano anche a fare politica quando la leggono, quindi vengono chiamati e non parlano nei loro libri, ma si prestano a fare politica. Ora, io credo che la responsabilità sia anche loro di questo atteggiamento, quindi volevo sapere da te, perché io non riesco a capire, perché loro si prestano a questa cosa. Sono degli scrittori bravissimi, a me i loro libri piacciono molto, però quando loro fanno politica io non riesco più a leggere. Non può essere, diciamo, nel modo mentale una scelta economica questa. Qual è il motivo invece per loro prestarsi a questo atteggiamento? Grazie. Ecco, proprio a proposito del rapporto tra scrittore e politica, io porto un punto di vista un po' diverso. Io mi sono avvicinata agli scrittori israeliani, Hoff e Grossman, in prima battuta, diciamo, e li ho trovati meravigliosi. La Buccia Bianca, sono di mia moglie, questo dovrebbe essere letto nelle scuole, portato fuori con un testo, proprio valutando il loro punto di vista politico. A mio avviso, lo scrittore, il grande scrittore, come Hoff, ad esempio, o Grossman, che riesce in modo molto equilibrato, a mio avviso, anche a dare un giudizio e a esprimere delle opinioni politiche, svolge invece un grande ruolo nell'avvicinare tutti. Io non ero mai stata vicina al mondo ebraico e riconosco di aver avuto forse dei pregiudizi per una larga parte della mia, anche della mia esperienza di agente politica. Proprio questi scrittori invece, con il loro approccio, il loro collegamento tra cultura e politica, credo possano aiutare tanti come me, lontani dal mondo arabo, a avvicinarsi, al mondo ebraico, ad avvicinarsi ad un altro punto di vista sull'ebraismo. Credo invece che possano svolgere un ruolo fondamentale, se sono dei grandi scrittori. Volevo sapere anche sotto questo aspetto il suo punto di vista. Un'altra domanda che invece è forse un po' più politica. Lei prima ha accennato a quello che sta accadendo in molti paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. Il Mediterraneo è tutto un grande mare, un piccolo catino ormai, cioè, ci siamo tutti. Come pensa, che influenza pensa possano avere questi grandi cambiamenti che mi pare di poter dire non stanno venendo all'insegna dell'integralismo arabo, ma quindi non mi pare invocano una maggiore libertà, una maggiore democrazia, giustamente. Se pensa che possano avere possono avere questi cambiamenti nel rapporto con Israele, con l'accettazione assolutamente pacifica e inevitabile che ormai tutti devono avere, soprattutto appunto i paesi arabi, nei confronti di Israele. Grazie. Sì, comincio dalla penetrante osservazione di Venturi prima, no? Cioè sul pericolo e anche sulla necessità di non separare in maniera assoluta, pensiamo a Selim per esempio, no? Solo per fare un esempio. La
scelta metodologica di operare una separazione anche qui non nasce da una visione idealizzata del mondo che fa degli scrittori, penso, il regno della felicità assoluta. Anche gli psicanalisti noi sappiamo che spesso sono persone da portare alla larga, quindi non è, te lo dico come analista, quindi non ho nessuna difficoltà. Quanto come scelta metodologica per favorire una maggiore comprensione del meccanismo infernale che si è innestato intorno al vicino Oriente. Quando l'ultima signora che è intervenuta ha sottolineato la scoperta del valore della letteratura italiana a partire dalle posizioni politiche degli scrittori, anche quello non è un fatto avulso dai processi di comunicazione e di diniego del mondo quotidiano, perché le posizioni di Joshua esistevano anche prima del 93, ma non arrivavano, e che a un certo momento la cultura politica italiana ha avuto bisogno di scoprire queste persone per coprire un vuoto. Le racconto un fatto, ma non faccio nomi per delicatezza. Un altro esponente politico della sinistra, in mia presenza durante una discussione con Amoselon, a casa di Amoselon, non vi dico il momento per evitare di intuire chi possa essere, sentendo parlare di West Bank, chiese al suo portaborse o al suo amico, non mi ricordo più, o al suo conoscente, di che banca stavano parlando. Siamo negli anni 90 e vi dà l'idea del vuoto. Magari sapeva tutto sull'Unione Sovietica, tutto quello che serviva a sapere. Cioè la scoperta degli scrittori israeliani coincide con la caduta di un tabù. Pochi anni prima, quando è stato pubblicato il libro di Garriba su Israele, che è un libro di divulgazione, scoppiò un pandemonio, anche l'Espresso ha raccolto il dibattito. Gli unici due libri che c'erano in Italia sul Medio Oriente erano il libro di Maxime Rodinson, Il rifiuto arabo, che è del 67-68 più o meno, e La storia del sionismo, che invece in francese Le sionismi contro Israele, quindi un altro titolo di Nathan Weinstock, che è stato pubblicato con la Salomone Israele. Non c'era altro. Il libro di Walter Lapierre non è stato mai pubblicato. C'erano opere importanti, eppure noi non parlavamo d'altro in Italia. Avevamo bisogno di queste opere di studiosi. Quando è stato pubblicato La storia del mondo arabo di Calisti, non di Calisti un altro, adesso c'ho un attimo di fatica mentale, Calisti è uno, forse è caristica, non ricordo bene il nome, ci fu una fascetta dell'editore che diceva che era contro le posizioni politiche su Israele dell'autore, perché l'autore denunciava il delirio di rifiuto nei confronti di Israele. Questo era il clima legato alla congiunzione di terzo mondismo, di rifiuto sovietico e di interessi geopolitici dell'Italia nel Mediterraneo. Poi per fortuna c'era anche dell'altro, non era solo questo il nostro paese. Allora, la scoperta dello scrittore e il suo uso politico serve a colmare uno spazio che la politica ha bisogno di colmare. E si chiede in un gioco di specchi allo scrittore di dirci lui qualche cosa. E questa è una relazione ambigua. È una relazione a due, perché lo scrittore è un essere umano, pubblica i suoi libri, se lo invitano che fa? Non risponde alle domande? Se non viene a ricevere i premi è finito, come deve anche lui far girare la sua pagina letteraria, poi avrà le sue posizioni politiche, ma è un gioco, è un meccanismo infernale che si innesta e l'editore ha una parte non indifferente in tutto questo. Io invitai Joshua a Roma per un mese a fare lezioni. E l'impegno era di parlare di letteratura, ma non perché io eviti la politica, non faccio altro da 40 anni, ma perché volevo parlare di letteratura.
e attraverso la letteratura comprendere anche i fenomeni politici. Tutte le domande erano domande politiche. La prima delle domande, come mai gli israeliani che sono ebrei, che hanno sofferto, sono diventati come loro persecutori di ieri? Erano queste le domande, va sicuro. Alla quarta lezione invece le domande erano di più alto spessore, perché poi il pubblico dei partecipanti era vasto e c'erano persone di grande competenza. Era una lezione con circa 250 persone in sala e si faceva lezione per 4 ore di seguito. Quindi lo scrittore che si presta alla politica, no, in questo caso si tratta di scrittori impegnati politicamente, che hanno le loro posizioni politiche rispettabili, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, ma sciogliere questo nodo ambiguo di una relazione pericolosa dettata dall'incapacità di confrontarsi con i problemi è una necessità. Per esempio, se c'è un attentato terroristico in Israele, si può intervistare lo scrittore non per chiedere qual è la sua posizione politica, lo si può anche chiedere, ma si può chiedere allo scrittore qual è la sensazione di fronte al dolore, quali sono le percezioni che gli umani hanno di fronte al dolore, come si può trovare uno spazio per il dolore, come può la letteratura offrire uno spazio alla relazione del dolore. Non gli si chiede come lui risolverebbe la questione del conflitto, ne sa molto meno di un generale, ne sa meno di un militare, ne sa meno di un politico di professione. Per sapere come gestire la questione dei confini, della gestione delle acque, dal punto di vista tecnico bisogna consultare quelli che si occupano concretamente di questo. Questo significa rientrare nella normalità della discussione e non caricare il discorso di aspettative che non possono essere adeguatamente raccolte. Torniamo ad Amos Oz che lei ha scoperto. Amos Oz politico è completamente diverso da Amos Oz scrittore, ma sono la stessa persona e sono profondamente in sintonia. Amos Oz è un mio caro amico. Politicamente ha un atteggiamento moderatamente progressista, come è necessario, attento a non dire nulla di cui pensi, abituato a quello, al punto di banalizzare la discussione molte volte, ma i suoi romanzi sono carichi di angoscia. Michele Mio racconta di una donna giovane ossessionata dalla paura di questi rumori di lupi che arrivano la notte, i cani che sbraitano nelle notti fredde di Gerusalemme, ma sono gli incubi di una nazione. È lì che si trova la verità del discorso letterario. Ma lo scrittore deve trovare uno spazio per dire le cose nel posto dove si devono dire. In sede politica devi essere il più possibile legato all'arte del possibile. Questa è la capacità della letteratura di dire cose che non si possono dire politicamente, per esempio, di creare uno spazio di elaborazione del lutto, del dolore collettivo e di gettare ponti per il futuro che facciano dell'altro non un nemico, ma l'immagine di Dio che si affaccia a noi e ci chiede aiuto, perché siamo tutti stranieri in questo mondo, come insegna Deuteronomio. Siamo tutti di passaggio. Grazie. Sì. Il libro Lo stile di Israele va nel nostro bookshop. Noi procediamo speditissimi, tra un minuto un altro libro che ci darà buoni spunti di riflessione, il Gabriele Nissim, La bontà insensata, Il segreto degli uomini giusti. E tra un minuto.